Allora, ciao Ok. Giuliana Pompili, eccola qui, la nostra super mitica Belly Painter del corso Belly Painter Pro. Come ti trovi? Come sta andando questo corso? Ciao Silvia, grazie. Allora, per me questo corso sta andando molto bene perché è una novità. Ho voluto intraprendere questa cosa perché a me piace dipingere, ma sul corpo non l'ho fatto mai. Quindi, siccome a me piacciono le novità, mi metto in condizione di provarle sempre cose nuove. Poi, se va, pazienza, se no mi arricchisco lo stesso. Quindi, sono molto contenta. Sono tutte cose nuove, come dicevo, quindi mi piace tutto. L'ultima lezione che abbiamo fatto praticamente sui bambini. A me piace perché fare ritratti sarebbe un mio sogno da tanti anni, quindi mi è Senti, piaciuto molto, sì. come ti trovi su Zoom a studiare È online? molto, molto semplice perché abbiamo un insegnante molto, molto super e quindi resta facile in effetti, sì, non pensavo che magari non essendo in presenza si potessero fare tutte queste bellissime cose, sì. Poi molto comodo perché magari non ti muovi da casa, magari uno non ha la possibilità di andare direttamente in studio e quindi oltre che essere comodo, sì, divertente e anche molto pratico e bello. Lo consiglieresti a qualcuno che magari ha paura della tecnologia e dice oddio, io non so se ce la faccio, è troppo difficile magari da seguire online, cose di questo tipo, Zoom? Io sicuramente, perché anch'io non sono molto tecnologica, però scaricando questa applicazione di Zoom poi è semplice perché comunque poi ci viene dato l'indirizzo su cui cliccare, quindi si apre subito e quindi non. Io lo uso col PC perché lo vedo più in grande e col cellulare cerco di fare le foto oppure stare in diretta, no? Come ho intrapreso. C'è chi se lo mette sul televisore, pensa un po', a Sì. 1000 pollici. Però ricordo a tutti che si può entrare anche con due dispositivi, quindi uno può guardare tranquillamente, non so, del PC e poi riprendersi con il cellulare ed è una figata, perché così io vedo in contemporanea le persone quello che fanno, insomma. È vero, molto molto utile, sì. Era come ti aspettavi questo corso? Io non mi aspettavo niente perché era una cosa che non ho fatto mai, quindi ok, dico, faccio quello che viene, prendo. Se poi, come sempre, non sarò magari all'altezza delle altre, non me ne importa niente, perché tanto bisogna iniziare, poi piano piano uno facendo pratica migliora sempre di più, quindi. Tu iniziavi da zero nel mondo del body painting, del belly painting, o hai fatto scuole d'arte? No, niente. Io faccio qualcosa con l'acrilico su stoffa, sì, ho fatto, però con i colori del body paint, no, non l'ho fatto mai. Ti vedi migliorata da quando hai iniziato? Sicuramente. Vedere un attimino, no? La figura, come ci dici te, Silvia, quindi partendo proprio da dei cerchi, no? Che io non l'avrei mai pensato, in effetti, da dei cerchi che poi piano piano prendono la figura, no? Del viso, del corpo e quindi poi con tutti i dettagli viene una meraviglia. Anche mi ha tolto anche l'ansia di iniziare un disegno, no? Perché io magari non sono brava a disegnare e che se vedo una foto dico, oddio, non ce la faccio. Invece proprio partendo da dei cerchi che dice che faccio con un cerchio, invece no, dai cerchi poi piano piano usando, no? Facendo tutte le cose proporzionate, anche se non sai disegnare, esce fuori il disegno. Senti, cosa ti dicono, cosa ti hanno detto in famiglia, gente, amici, parenti, sui social dei tuoi lavori? E sono bellissimi. Quanto sei brava, mi dicono. Ah, meno male, grazie. Io non sono mai soddisfatta, però se gli altri lo riconoscono vuol dire che gli errori li vedo io magari. Sono soddisfattissima in effetti, perché non pensavo che fosse una cosa un po' più complicata, invece no, perché abbiamo, ripeto, un'insegnante fantastica e quindi è vero, rende leggero tutto. Così ti sembrerà che ti ho pagata, capito? No, dai, è vero però. Come ti trovi col gruppo? Io sono un po' silenziosa in effetti, no? Non sono una chiacchierona, però sto bene in compagnia, quindi va bene. Poi abbiamo formato un gruppo su WhatsApp e qui ci sentiamo, ci diamo, no, se c'è bisogno di qualcosa, uno dà sempre un consiglio come fare, quindi è ok. E qual è il disegno che ti è piaciuto di più? Ultimamente è stato il coso di Re Leone. Tutti mi piacciono, perché sono tutti belli. Come ti sembra il programma? Beh, va bene, no? Perché logicamente da quando abbiamo cominciato dal cartoon, che diciamo è un pochino più semplice, no? È uno step, no? Benissimo. Gradualmente, se no altrimenti magari passare subito a una
cosa molto impegnativa, magari avrebbe detto oddio, non ce la farò mai. Non succede, perché lo ripeto, l'insegnante è molto valida, quindi, però sì, lo step by step è benissimo, perché piano piano si acquisiscono, si fa la pratica, no? Ci abbiamo tutto il tempo, quindi tanto se sbagliamo sulla coscia va via subito, poi possiamo rifare, e quindi mi piace. Perché ti sei iscritta a un corso di belly painting? Io da tanto che sto comunque nella cosa dei colori, perché ecco, ho fatto su tessuto, ho fatto su stoffa, su vetro, perché a me piace sta cosa, quindi poi per delle problematiche di malattie dei miei genitori e tutto quanto, ho staccato tutto, ho tolto, diciamo, mi sono chiusa in soffitta, no? Tendo a posto, sono riusciti tutti questi colori perché stanno lì, e quindi mi è ripresa voglia di ricominciare. Però sul corpo non ci avevo pensato, cercavo qualcosa per ricominciare veramente, no? Rimettermi qualcosa che mi coinvolgesse di nuovo, eh? E sei arrivata tu, quindi vuol dire che dovevo fare questa nuova esperienza bellissima. D'altronde lo consiglieresti? Sicuramente sì, senza valutare, se ti piace dipingere, se ti piace questa cosa, buttati e rimarrai soddisfatta, perché è vero, è così, senza dire ce la farò, non ce la farò, chissà se è per me, quello che succederà. Intanto acquisisci talmente tante belle tecniche che rimane sempre in archivio, no? Quindi quando c'è, senza avere tante aspettative, oppure di dire magari sono cose troppo difficili, no? Magari per me che non ci riesco, anche se come ho fatto io, magari è la prima volta che prendo questi pennelli diversi, quindi non so la tecnica, no? Infatti brava, è proprio questo che ti volevo chiedere, cosa diresti a qualcuno che magari ha paura, che non è in grado? Per me è stato che ok, vedere queste cose, anche io ho detto oddio, non ce la faccio, no? Quello è il risultato finale a cui arriviamo, ma tutti i vari step piano piano arrivano a quel risultato, anche se non sai fare niente, questo è il bello, no? E sono venute fuori talmente tante belle cose che uno dice ma è possibile? Eh sì, è possibile. Niente paura, niente remore, se ti piace vai, buttati, perché è il posto giusto. Se uno lo prende con leggerezza, non è dire ok, io ci provo perché mi piace, fluisce tutto meglio, no? Se uno non inizia mai, rimane sempre a zero, no? Purtroppo, no, sento persone che, no, che conosco in questa situazione, hanno la tachicardia, hanno questo, attacchi di panico per questo, per quell'altro. Tu mi dicono, tu non so, come fai? Perché io non c'ho niente di tutto questo. Io ho detto, perché io c'ho talmente tante cose belle che mi piace da fare, e non c'ho i pensieri proprio su altre cose, ma non mi ci vanno per niente. Invece loro, non avendo altre cose con cui creare, con cui, che fanno? Se stanno a casa, tutta la testa va sempre lì, il pensiero sempre su quelli brutti. Ti trovi bene con il pagamento, con le rate, col fatto che si possa pagare a rate? Come è andata per te? Con il pagamento a rate è ottimo, per me è stato ottimo, perché così, no, l'ho potuto diluire piano piano, se no non l'avrei potuto fare se fosse stato pagamento tutto anticipato, non l'avrei potuto fare, in effetti no. Invece a rate perfetto, riesco tranquillamente, quindi grazie di questa possibilità. Va bene. Bene Giuliana, io ti ringrazio tantissimo e vedremo come andrà. Sei pronta per l'esame? No. E noi ci vediamo a febbraio per il prossimo incontro, che sarà super speciale. Ricordo a tutte le ragazze, che tutte le persone che stanno pensando se candidarsi per la prossima edizione, che qui sopra c'è un link che ho messo apposta per appunto cliccare e lasciare i propri dati e per essere appunto ricontattate per avere nuove informazioni. E Giuliana, sei stata favolosa, ti mando un abbraccio, noi ci vediamo a febbraio, studia. Ciao, grazie.